Gianpaolo, passiamo da una visione, diciamo così, da problematiche legate a multinazionali. Problematiche legate a multinazionali a una dimensione più locale, ma comunque che sta facendo da case study a livello nazionale e direi anche internazionale. Anche questa è una risposta concreta a come alle parole che fanno tanto rumore, ma che possono in realtà a volte, non dico accordarsi come violini, ma insomma dare una risposta concreta al processo di innovazione del sistema paese. ATM di Milano. Pagamenti, NFC, mobilità, primo esempio concreto, cosa ci racconti? Beh, intanto mi viene a dire che riflettevo l'altro giorno, nel 2008 quando abbiamo iniziato a occuparci di NFC facevamo delle slide, dicevamo che avremmo fatto eccetera. Oggi devo dire con soddisfazione, grazie a un lavoro di squadra nostro, ma assieme a Telecom che ha lavorato con noi, devo dire anche a Samsung che ha messo per molto tempo i telefoni, oggi finalmente possiamo dire che l'abbiamo fatto, abbiamo lavorato mettendo, passatemi il termine, le mani nell'olio, il che vuol dire che ci siamo scontrati per molto tempo con tanti problemi che quando si entra in fase poi di implementazione vera ti fanno passare da avere dei concetti un po' generali come avevamo all'inizio a la capacità diciamo di fare. Oggi possiamo dire che lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. L'esperienza che stiamo facendo sull'NFC è nata appunto qualche anno fa. Siamo partiti in aprile di quest'anno, quindi ormai 6 mesi fa e oltre, con un trial, lo chiamerei una fase pre-commerciale, con un centinaio di clienti a cui è stato dato un telefono cellulare NFC con una SIM Telecom che potesse quindi diciamo contenere al proprio interno la possibilità di gestire l'NFC e che potesse emulare quelle che sono le nostre tessere. Devo dire che dal nostro punto di vista come azienda di trasporti, del trasporto pubblico, che cosa ci mettiamo? Io credo che prima si parlava di operatori nazionali, eccetera, è vero? Noi siamo locali, però su base locale possiamo mettere a disposizione qualcosa come 700 milioni di clienti tutti gli anni sulla nostra rete. Non è poco. Un altro asset che dal nostro punto di vista possiamo mettere a disposizione è un parco clienti di circa 1.200.000 clienti che ogni anno hanno una nostra tessera in mano, è già una tessera contactless, quindi diciamo sono già nel mondo NFC perché hanno una nostra tessera abbonamento. Sono già abituati a fare il gesto del tap, per cui di entrare in una rete fisica e di fare questo gesto più volte al giorno. È chiaro che quindi qualunque cosa noi facciamo partendo dalla carta e continuiamo ad avere questo processo in cui innoviamo sulla carta e poi portiamo man mano sul telefono in modalità NFC, è molto semplice perché il gesto alla fine è molto simile. Ciò che il telefono aggiunge più ovviamente sono tutte le funzionalità tipiche dell'NFC dal punto di vista della user experience, per cui il fatto di poter andare a fare una serie di operazioni, ad esempio di pagamento via OTA, quindi in remoto, 24 ore al giorno, tutti i giorni, da qualunque punto. Questa è una delle cose che ad esempio i nostri clienti hanno apprezzato moltissimo. Il fatto di poter avere delle informazioni da un display, per cui una carta ovviamente è fissa, dal nostro punto di vista il poter vedere e poter dare al cliente o chiedere al cliente una serie di informazioni, di interagire attraverso il telefono, è sicuramente qualcosa di molto positivo, che è piaciuto. Non è un punto di arrivo perché oggi noi stiamo facendo di fatto l'esperienza che funziona con i telefoni, in realtà stanno funzionando in modalità di remote payment per quanto riguarda il pagamento e la parte proximity funziona come trasporto, ossia noi possiamo comprare un abbonamento ad esempio della metropolitana, del tram, in remoto collegandosi con i nostri server centrali, ma l'interazione invece con la rete d'ingresso all'interno della metropolitana è proximity, quindi è NFC sullo standard, quello classico delle carte 14.4.3, che è quello classico di tutte le carte. Passo successivo probabilmente sarà quello di portare anche i pagamenti su questa carta. Devo dire, i ritorni che abbiamo avuto dai clienti, ribadisco, sono molto positivi, cioè la user experience è davvero buona. I clienti, chi aveva la carta prima e ha provato il telefono, non vuole più tornare indietro. Dicevo, comunque ci piace, è molto più facile avere in mano il telefono che avere in mano la carta, tirarla fuori dal portafoglio. Abbiamo sempre più carte contactless all'interno del portafoglio, per cui quando le vai a depositare si disturbano diciamo una con l'altra, per cui devi comunque sfilarla e tirarla fuori. Quindi queste sono tutte operazioni che devo dire ci fanno pensare che non appena ci sarà disponibilità di terminali
sul mercato sufficiente e ne stanno uscendo, la cosa sicuramente potrà decollare. Noi stiamo continuando a testare dei nuovi dispositivi, ce ne sono diversi in uscita. Fino ad oggi quello che ci è piaciuto, tra l'altro, è che la nostra soluzione è abbastanza plug and play, cioè noi mettiamo la SIM su un nuovo telefono, chiudiamo, fino adesso funziona. Quindi devo dire, mi fa ben sperare anche per quanto riguarda il futuro. Non è automatico, nel senso che ci abbiamo, ripeto, lavorato parecchi mesi e all'inizio la cosa non era così automatica. Quello che stiamo facendo, tra l'altro, è portare anche tutti degli altri servizi, cioè noi gestiamo il trasporto pubblico, gestiamo il bike sharing, il car sharing, i parcheggi interscambio, per dare sempre più occasioni ai nostri clienti di poter usare questa tipologia di servizio. Non dimentichiamo che abbiamo 100 stazioni in metropolitana, all'interno di ogni stazione ci sono uno o più negozi, anche grandi, come capita in alcune nostre stazioni. È chiaro che cominciare a creare un ambiente nel quale il nostro cliente può non soltanto viaggiare con noi, ma anche fare acquisti sulla nostra rete, o comunque, diciamo, in un ambiente, in un nostro ecosistema, è sicuramente una cosa che abbiamo in testa e che vogliamo ampliare. L'altra cosa che mi piace dire è che i nostri 700 milioni all'anno di clienti, quindi 2 milioni e passa al giorno, stanno 40 minuti all'interno della nostra rete. Quindi credo che sia una permanenza, lasciatemi dire, una latenza del cliente all'interno della nostra rete, dove bene o male è, fra virgolette, prigioniero. No? Per cui a questo punto le nostre, e lo dico in senso buono, però dal nostro punto di vista diventa sicuramente un'occasione per fare cross-selling di tante altre cose. Per cui è un'occasione alla quale, con uno strumento solo, un device unico, quindi senza avere 27.000 carte in tasca, ma avendo un solo device che può fare trasporto, pagamenti, couponing, se ne parlava prima, loyalty e quant'altro, e lo stiamo già sperimentando oggi, usciremo a breve anche su questo, secondo me è davvero una via, la leggo da parte del cliente, davvero è la via principale. Cioè noi, ripeto, continuiamo a gestire innovazione su carta e innovazione sul telefono, ma tutto ciò che facciamo sulla carta poi lo cerchiamo di portarlo rapidamente sul telefono, perché la user experience è sicuramente molto positiva.